notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è venerdì 17 gennaio e la Chiesa celebra la memoria di Sant'Antonio Abate. Dio è onnipotente nell'amore, non può non amare. In tutte le religioni l'uomo dà la vita per Dio. Nel cristianesimo è Dio che dà la vita per l'uomo. Lo ha detto Monsignor Carmine Arice, responsabile dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana, durante il convegno sul tema Educati dal Vangelo alla cultura del dono ieri all'ospedale di Pescara, in preparazione alla giornata del malato il prossimo 11 febbraio. Per Don Carmine occorre educare i malati al dono di sé, fino all'offerta da parte loro della sofferenza per la salvezza di tutti. Ne parleremo a Incontri, la nostra rubrica di approfondimento in onda domani alle 18.13, lunedì alle 7.35. Nel 2014, per la ricostruzione privata dell'Aquila e degli altri 56 comuni del cratere sismico, serviranno circa 2 miliardi. È il dato contenuto nella relazione sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese che il ministro Carlo Trigilia ha trasmesso al Parlamento. Dai dati emerge anche che per la ricostruzione i centri storici fanno registrare valori più bassi rispetto alle periferie, anche se c'è da notare un'accelerazione sia per numero di progetti approvati che per valore. Francia, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Germania e Malta sono i paesi di destinazione per un'esperienza lavorativa di 4 settimane che 121 studenti abruzzesi realizzeranno grazie alla provincia di Pescara. I primi 73 che si stanno preparando a partire per il loro tirocinio presso aziende ed enti del settore turistico alberghiero hanno appena concluso la loro formazione prima della partenza, una formazione linguistica, logistica e culturale. Il 12 gennaio sono stati firmati dal presidente della provincia, Guerino Testa, i contratti di tirocinio. I lavori di dragaggio del porto di Pescara finiranno entro fine febbraio, lo ha detto il comandante della Direzione Marittima Abruzzo-Molise, capitano di vascello Luciano Pozzolano, sottolineando che, senza i lavori, con l'alluvione del 2 dicembre scorso ci sarebbe stata un'esondazione del fiume Pescara tragica. Dopo il 20 gennaio arriverà una nave nella darsena commerciale per iniziare le prove di ingresso e uscita dal porto. L'assessore Febbo, assessore alle politiche agricole della Regione Abruzzo, dice serve una soluzione definitiva. Il Centro Servizi per il Volontariato di Pescara ha pubblicato la graduatoria delle associazioni ammesse a finanziamento in seguito al bando 2013. Si tratta di ASC, Arte Suoni Colori, Associazione Cuore Caritas Onlus, Associazione di Volontariato Sottosopra, Associazione Italo-Bulgara in Abruzzo, Associazione Nazionale Cives Onlus, Associazione Will Clown, Centro di Aiuto alla Vita, Gruppo di Volontariato Vincenziano, Leggiamo una Storia, Medicina e Persona, Protezione Civile Modavi di Spoltore, Sindacato delle Famiglie Abruzzo e Wildm. Altre associazioni sono state ammesse a valutazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse. Per informazioni si può chiamare lo 085 29
0852 24 24 9, ripetiamo 0852 24 24 9. Sono partite le cartelle TARES per i 60.000 contribuenti della città di Pescara che le riceveranno entro la metà della prossima settimana. Si tratta del pagamento del saldo 2013 che dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 gennaio, ma con un margine di tolleranza di 10-15 giorni, proprio perché si dovrà tener conto di eventuali ritardi del servizio postale. Ai cittadini che dovessero ricevere in ritardo il modello F24 o dovessero commettere errori non verranno applicate sanzioni. Per richiedere correzioni basterà chiamare l'ufficio tributi o, meglio ancora, inviare un'email a tares@comune.pescara.it. Ripetiamo, tares@comune.pescara.it. Da ieri a Pescara stop alla viabilità sulla corsia lato mare del ponte di Villa Fabio e doppio senso di marcia sulla corsia lato monte per consentire di proseguire con le opere di realizzazione della rotatoria di connessione alla strada Pendolo, una strada che sorgerà in via Terno e con la realizzazione delle 4 nuove rampe di collegamento all'asse attrezzato. Il provvedimento andrà avanti almeno fino al prossimo 26 marzo con l'obiettivo di dare alla città un nuovo svincolo. Un impegno di 14 mesi dal 1 aprile, di cui 12 da trascorrere all'estero, è la proposta della FOCSIV nell'ambito del servizio volontario europeo con il progetto YES, Youth Education and Solidarity, cioè SI, Gioventù, Educazione e Solidarietà. Per conoscere meglio il programma si può visionare in dettaglio il progetto ed i requisiti di partecipazione e consultare il sito web della federazione www.foxiv.it. Stefano Trasatti, direttore di Redattore Sociale, prenderà parte oggi alle 17.30 al terzo incontro del corso sul giornalismo sociale organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, che si sta svolgendo presso l'aula di formazione del quotidiano Il Centro. Il corso è rivolto a operatori, presidenti e membri di consigli direttivi e giornalisti della stampa locale. Ammessi 35 volontari. Per informazioni si può scrivere a comunicazione@csvpescara.it. E sempre il CSV Pescara è al lavoro per impostare il calendario dell'attività formativa di quest'anno, per far sì che corsi e iniziative siano sempre più mirati e rispondenti alle reali esigenze del volontariato locale. Il CSV invita volontari ed associazioni a compilare il modulo disponibile su www.csvpescara.it. Domani si terrà a Pianella la Marcia per la Pace, organizzata dall'Arcidiocesi di Pescara Penne sul tema Fraternità, Fondamento e Via per la Pace. La partenza alle ore 18 da Via Catania, nella zona del Conad. Per informazioni si può chiamare la Caritas diocesana allo 085 45 10 386. Ripetiamo 085 45 10 386 o scrivere a comunicazione@caritaspescara.it. E si celebrerà invece domenica la giornata per il migrante ed il rifugiato, giornata mondiale giunta alla sua 100ª edizione. Il tema di quest'anno è migranti e rifugiati verso un mondo migliore e domenica alle ore 18 a Pescara presso la chiesa di San Pietro Apostolo sarà Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, a presiedere la Santa Messa. L'iniziativa è organizzata dall'Arcidiocesi di Pescara Penne e dalla Fondazione Migrantes, organismo pastorale della CEI, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. Ho
oggi la direzione, la redazione e la regia di collaboratori tutti di Radio Speranza augurano un buon compleanno a Don Antonio Palmucci. Siamo così alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo coperto al mattino e nubi sparse nel pomeriggio ed in serata, con temperature da 9 a 14 gradi e venti moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma è anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci.